Welcome to the game, popolo del tubo, bentornati. Oggi puntata ricca. Parleremo di un gioco preso da un cartone molto famoso, ormai conosciutissimo per i film. Stiamo parlando di Transformer. Ma prima di cominciare facciamo un veloce saluto a dei miei amici del social Ludomedia. Sto parlando di MommyFusion88, Simo956, Joe e Ale. Un saluto ragazzi, mi raccomando, non perdetevi mai nessun mio gameplay, se no mi offendo. Bene, ritornando a noi, eccoci qui con Transformer War of Cybertron. Ecco qui la opening, l'apertura del gioco. Ricordiamo che questo qui è il primo, diciamo, di una trilogia, perché comunque è stato poi seguito da Fall of Cybertron e poi l'ultimissimo, il terzo videogioco uscito proprio da pochissimo. Inoltre voglio ricordare che a breve nelle sale italiane, che io sono in italiano e vivo in Italia, nelle sale italiane sta per uscire il quarto film di Transformer, L'era dell'estinzione, che consiglio a tutti di andare a vedere, anche perché è un bel film. Gli altri mi sono piaciuti, penso che anche questo non sarà da meno, quindi lo consiglio assolutamente, fra pochi giorni nelle sale italiane. Ma adesso bando alle ciance, basta fare pubblicità, basta fare saluti vari, andiamo a vedere il gioco. È da quando ero bambino che avrei voluto giocare a un gioco simile. Mi ricordo parecchi anni fa ho giocato a qualcosina per Play 1 che si chiamava Transformers Best Wars, che erano gli animali, quegli animali presi dalla serie in 3D. Poi avevo giocato un altro sempre di Transformers su Play 2, però era una demo, molto figa anche quello. E niente, ora finalmente ci facciamo questa partitina su questo ultimo titolo, cioè ultimo è il modo di dire, perché ne sono usciti altri due, però graficamente diciamo di sì, di generazione abbastanza recente. Se il volume dell'audio lo sentite un po' basso, vabbè, casomai lo aumento un pochino, così vi potete gustare le parole di questi epici individui. Ecco qui. Una bella esplosione che non guasta mai. Ecco qui Cybertron. Com'è bello Cybertron, questi colori sfavillanti, direi quasi magici. Eccoci qui, finalmente nel giochino. Allora, questo gioco cos'ha? Cos'ha questo gioco di nuovo? E la campagna, beh, giustamente il multiplayer, ecco qui una cosa che hanno introdotto con questo capitolo, il multiplayer. Poi escalation, sopravvive alle ondate di nemici. Impostazioni, allora direi intanto di aumentare un po' il volume. Mettiamolo a 50. In marcia. Ok, direi che a 50 ci può stare. Video è già tutto al massimo. Minchia, le impostazioni grafiche sono proprio tante, eh. Cribbio. Vabbè, i comandi sono i soliti. Vibrazione, sì. Invertire non ci interessa. Ok, diamo un'occhiata a escalation. Devi essere connesso per giocare. Sono connesso. Dai, Dark Angel, certo. Con chi? Con mio nonno? Connetti, vai. Ok, siamo connessi. Possiamo andare? Crea. Ma devo fare crea? No. Che cazzo devo fare? Ah, ok. Lo torno indietro, di nuovo prima. Trova una partita pubblica, crea una partita. Info escalation. Crea una partita solo amici. Seleziona personaggio. Allora, vediamo un po' i personaggi che abbiamo. Hellraid, Bumblebee, Ironhide, Jetfire, Optimus Prime, Ratchet, Sidewise, Silverbolt. Ma tutti buoni? Dove sono finiti i cattivi? E se voglio essere un cattivo? No, sono buoni qui. Che cagata.
Io non voglio essere un Autobot. Io voglio essere un figlio di puttana. 42 giocatori online. Ah, minchia, c'è ancora gente che ci gioca qui. Vabbè, comunque, andiamo con la storia, dai. Oh, usciamo? Ok. Sì, andiamo direttamente con la storia, va. Campagna, vai. Campagna cooperativa? No, beh, solitario, dai. Riprendi, no, selezioni. Riprendi. No, andiamo a selezionare capitolo. Facciamo dall'inizio. Capitolo 1, capitolo. Ah, sì. Questa parte è con i cattivoni o questa parte è con i buoni? Facciamo i cattivi? Facciamo i cattivi, dai. Facciamo. Allora, facciamo i buoni, dai. Sennò poi i bambini a casa dicono: "Ah, ma è un cattivo lui." Prendiamo Optimus Prime, vai così. Campagna, difesa di Yakon. Ah, Yakon, la capitale degli Autobot, sta crollando sotto i colpi di Megatron e dei suoi disegni. Addirittura, che girano paura. Girano voci sulla sconfitta di Omega Supreme e degli Autobot, Zeta Prime. Cazzo, sono dolori. Possano riunirsi per sconfiggere il nemico. Un nuovo eroe deve sorgere. Eccomi, presente. Sono il nuovo eroe, piacere. Ecco qua un bel filmatone. Brum brum, vai Bumblebee. Fagli vedere chi comanda. Le trasformazioni sono sempre fighe, eh. Non c'è niente da fare, in questi giochi le trasformazioni restano sempre il top. Oh, ma io ho preso Optimus Prime, quindi non mi far usare Bumblebee che mi incazzo, eh. Eccolo qua. Bello cazzuto. Sei un abile combattente, ma non dovresti andare in giro da solo. Ah, non male il doppiaggio, dai, ci sta. Optimus Prime con la voce di Bruce Wayne. L'unico modo sicuro per comunicare è con un messaggero. Mi sono offerto volontario. Mi chiamo Bumblebee. Ratchet, questo Autobot va riparato. Sta fermo. Ti aggiusto io. Come? No, non abbiamo tempo. Devo trovare l'Autobot chiamato Optimus. Ho importanti informazioni per lui. Ce l'hai davanti. Io sono Optimus. Voi siete... Mi rattrista dirvelo, ma... Il nostro leader Zeta Prime è caduto. Megatron. Il Consiglio Supremo? Si stanno nascondendo. Hanno tagliato tutti i ponti con le strade. Ah, che vigliacchi. Senza Zeta Prime le nostre forze sono senza guida, inefficaci. Ora di entrare in azione, mio caro. Quando sarà più sicuro. Intanto, Ratchet, Bumblebee, voi venite con me. E vai, si va in azione, eh? E finalmente posso giocare, cazzo, 30 anni di filmati. La grafica è spettacolare, eh? Sarà il primo di questa serie di giochi di nuova generazione, ma cazzo, graficamente ci sta, eh. Figo. Devo riconoscerlo. Vuole vedere parecchio figo, ragazzi. Non distrutta, Ratchet, ma sottomessa. Mi garba. Sa che siamo molto deboli ora che Zeta Prime è caduto. Megatron dovrà prima caduto, poverino, si è fatto la bua. Preferiremmo non subire altre perdite, Bumblebee. Concentratevi sui vostri compiti, Autobot. Vai, concentriamoci. Eccoci. Agli Autobot su questa frequenza, qui è Jetfire, passo. Jetfire, parla Optimus. Lieto che tu sia ancora operativo. Qual è la situazione? Bella mitragliata di stronzi. Deve arrivare subito ai cannoni planetari. Jetfire, Zeta Prime è caduto. Bene, dove vado adesso? Cosa faremo adesso? Ho assunto io il comando temporale. Ti chiacchiera un po' d'azione. Fallo sapere alle altre squadriglie. E non temere, attiveremo quei cannoni. Non ho la trasformazione. A Jetfire servono quei cannoni e subito. Optimus trasformazione. Allora si entra in azione? Attiva i cannoni planetari. Falli tutti a pezzi, Optimus. Vai. Che devo fare? Attenzione! Ma adesso compagno. E chi devo attaccare? Nave da guerra Deception. Decepticon. Allora, dove vado?
Dov'è il nemico? Oh. Ah, eccolo. Olè, distrutto. Avanti il prossimo. Sembra praticamente una specie di Call of Duty in terza persona con i robottoni. Andiamo in giro con le auto? Vai. Dov'è il nemico? Coppia di stronzi. State sfidando? Nessuno mi ferma, ragazzi. Bastardi. Oh. Un altro abbattuto. Oh, cazzo. Oh, mi sta facendo il culo. Perché non ho più colpi? L'avevo puntato prima io, ma non fa niente. Ehi. Ragazzi, non ho più colpi. E ora? Oh, scusate un secondo. E ora dove vado? Scusate, non ho colpi, dove devo andare? Ma cos'è sta storia? Cioè, sto gioco finisco le munizioni e la prendo nel culo. Ah, ecco. Devo stare attento alle munizioni perché sennò qui... Dai, così, bastardi. Pezzo di merda. Ah! Ehi, e ho poche munizioni però, Possiamo permetterci errori. Scusate un attimo, quando finisco le munizioni, io che devo fare? Una ceppa, tutto il gioco finito le munizioni, ma più nel culo. Ah, è interessante questa cosa, molto interessante. Interagisci. Premi E. E io sto usando il controller, E non ce l'ho. Ah, cazzo, di premi X, porca troia, sto usando il controller, Scusate un attimo, ma... Vibrazione, schermo, mouse, tastino, inverti, inverti, sensibilità. Questo gioco non riconosce i tasti, cioè riconosce ma non li fa apparire. Ah, complimenti. Non ho i tasti, ragazzi, cioè non ho i proiettili, quindi non so come fare. Attenti, Decepticon! Ah, ma c'ho di nuovo i colpi, ditelo prima. Decepticon, perforato, i comandi dei cannoni planetari. No, comunque ci sta, è carino, Ci devo giusto prendere un po' la mano e capire come funziona quando finiscono i colpi, perché sennò diventa un pugno in un occhio così. Bene, adesso che devo fare? Si spara? Che si fa? No. Salvataggio del contenuto. Ah, checkpoint, insomma. Ok. Yeah, beccatevi questo Decepticon. Olè, e vai. I cieli sono scombri. Sì, i cieli sono scombri, la luce è bianca, il mare è blu. Potremmo coordinare meglio le nostre difese. Griglia di comunicazione. Che tra l'altro il mare è blu perché è un riflesso del cielo. Forse queste sono cose, ragazzi, momenti di cultura by Light Archangel. Aia. Esplosione. Ma la vita non si ricarica mai? Ogni secondo conta. Sì. Muoviamoci. Questo affare. Come comandante temporaneo. Che serve questo? Come si prende? Cavi molto meglio di quanto tu creda. Il consiglio supremo degli anziani sceglierà il prossimo prime. Ah, vedi, si rompe, si prende la... Ehi, un attimo, ma dove sono caduti gli altri? Devo andare di sotto? Ok. Vai, andiamo col veicolo. Brum brum.
velivolo Decepticon. Ragazzi, prepariamoci al peggio. Bastardo. Cos'è, Energon? Oh, bastardo. Voi stanno attaccando di brutto, ragazzi. Aia. E questo mi ha fatto male, però, eh. Vai così. Un pochino più veloce, no? Questa durerò di più. Vabbè, già ce l'ho. Grazie, Primus, siete qui. Eccolo il cattivone. Facciamo il culo a questo tizio e poi basta, va. Oh, stronzo. Fuori bastardo. Non si può usare le mani a questo gioco. Ecco, finito i colpi, no? Come si usano le mani? Voglio riempire di mazzate a questo qua. No, c'è qualcosa che non quadra, io dovrò capirlo prima o poi, perché... Vabbè, mi trasformo in veicolo a sto punto. Muori bastardo, muori bastardo, pezzo di merda! Ecco, sì, però dovrò prenderci la mano perché... Cioè, finiscono le munizioni, me la prendo nel culo in questo gioco. I sistemi automatici di riparazione sono ancora operativi. È un buon segno. Ah, eccolo! Autobot, interessante. E invece lì non ci vado. Fanculo. Vabbè, comunque sì, ragazzi, questo è Transformer War of Cybertron. Carino, bello. Ci devo prendere un po' la mano. Per tutti gli amanti del genere sicuramente sarà di vostro gusto. Vorrei riempirli di mitragliate, ma i colpi sono finiti. Quindi, ragazzi, più che dirvi fanculo stronzi, non ho altro da dire. Quindi, ragazzi, dal vostro light è tutto. Fanculo stronzi!